la Lega non ha fatto un ragionamento di interesse di partito. Abbiamo detto quello, ha fatto un ragionamento su quello che serve oggi al Paese, sapendo il rischio, sapendo che era molto più facile fare altre scelte per un vantaggio prettamente partitico. Abbiamo deciso di mettere a parte gli interessi nostri per guardare a un interesse collettivo. In questo momento la via è anche quella di far valere anche le idee del centrodestra e della Lega all'interno di questo esecutivo. Però diciamo già la prima prova, quella della costruzione di Matteo Renzi, è sembrato poco dialogante il governo, cioè lei appunto è un governatore del nord con zone dove ci sono impianti sciistici. Chiaramente questa cosa è stata percepita, immagino, male, e c'è stato già un primo scontro all'interno del governo. Ma io ho criticato fortemente una scelta tardiva. Io posso capire il governo si è insediato sabato e questa decisione di domenica. Però ricordo che il CTS non era presente da sabato ma dai mesi precedenti. I dati sulle varianti erano perlomeno di qualche giorno prima. Ricordo che quella settimana è stata decisa anche la proroga del blocco degli spostamenti fra regioni e la seconda scadenza erano gli impianti sismici, si poteva, se il CTS lo riteneva necessario, si poteva prendere anche in quell'occasione tale decisione e non arrivare a poche ore dalla riapertura, perché questo, oltre al danno enorme, è un sormontarsi di ulteriore danno, perché pensiamo soltanto alle spese per le riaperture che hanno sostenuto moltissima attività.